Nel tuo futuro vedo una K corto, full optional e costa meno di una R. Per me in Cina si fanno delle canne pazzesche. Ciao a tutti, bentornati a Feldi Custom. Oggi vi presentiamo due pari categoria nella storica sfida fra AR e AK. Infatti entrambi hanno la stessa lunghezza di canna, 12 pollici e mezzo, entrambe catalogate sportive e per l'occasione entrambe allestiti con lo stesso red dot della UTG. Stiamo parlando in particolare della K104S della SDM e l'M5 SWAT della DC, in questo caso leggermente personalizzato con degli accessori della Mercury rispetto ai Fab Defense di serie. Partiamo dalla R. A prima vista le finiture sono sicuramente più curate, il look più aggraziato e il brandeggio molto più comodo, anche grazie alla stina slim e al peso notevolmente ridotto. La K invece ha un look più combat, meno raffinato, che è anche la cosa che amano di più gli appassionati di questa piattaforma. La R viene venduto con una valigia in plastica, un caricatore usa e getta, perché non va neanche a spingerlo, da 29 colpi, anche se è da buttare, e accessori Fab Defense. La K invece viene venduto con una scatola di cartone, un caricatore di metallo ridotto a 10 colpi, anche se l'arma è catalogata a 29 colpi. Viene venduto con un quadri rail di serie e un calcio collassabile stile M4. Un appunto sui calibri, vi presentiamo oggi le due armi, la R nel classico 223 e la K nel classico 762x39. Quale sia il migliore fra i due? Noi non possiamo dirvelo, ma sicuramente possiamo farvi vedere come sparano. Andiamo a provarli.